Ciao a tutti ragazzi, qui Peppe che vi parla, benvenuti qui oggi in questo nuovo video. Come state vedendo siamo su Battlefield 3, nel server della DICE tra l'altro, una roba quanto difficile da trovare. E come state vedendo siamo su Close Quarters, i DLC, mi pare il secondo o il terzo DLC di Battlefield 3. E devo dire che forse il DLC che mi attrae maggiormente di Battlefield, per il semplice fatto che ha ambientazione araba. E vabbè, a me gli arabi diciamo mi affascinano, giusto? Comunque diciamo mi attraggono, però nel senso come ambientazione, ecco, tipo Persia, insomma stili tipo persiani, però comunque non gli arabi in sé, quelli diciamo, vabbè, non voglio toccare altri discorsi. E parliamo piuttosto di Battlefield 4. Come ho detto prima, appunto, in questa settimana si è svolta le 3 e di conseguenza è stato presentato Battlefield 4. Il primo gameplay che abbiamo visto, nel senso delle 3, il primo gameplay che abbiamo visto alle 3 è quello lì della campagna, ed è stato presentato nella conferenza Microsoft. Beh, cosa dire di tutto ciò? Dicono che il gioco è stato presentato su PC perché era presente il pulsante Backspace lì in alto che portava Battlelog, ma infatti poi mi pare l'hanno pure detto all'inizio che questo Battlefield 4 comunque era presentato su PC. Ma in ogni caso, vabbè, cioè la grafica comunque, essendo poi le prossime generazioni, cioè console di futura generazione, non è che può essere tanto diversa, ecco, cioè magari avrà, che ne so, un piccolo effetto particellare in meno, oppure un po' la texture un po' più sbavata, ecco, chiamiamolo così, i bordi un po' più, diciamo, più meno morbidi, ecco, ma niente di più. Però in ogni caso, vabbè, graficamente non mi è sembrato un po' come Battlefield 3, però versione migliorata, niente di più. Frostbite 3 o 4, mi pare il 3, sì, perché questo qui si batte P3 e Frostbite 2. Beh, il Frostbite 3 non è niente di particolare, diciamo, è un po', sì, è migliorato, ma io tutta questa gran differenza tra Battlefield 3 e Battlefield 4 graficamente non ce la vedo. Per quanto riguarda la campagna non si può dire molto, però vedendo i gameplay mi sembra che sta andando più sul diciamo poco realismo, quindi più alla COD, più sull'azione, ecco, e meno sul realismo. Ma io lo preferisco così le campagne, perché ad esempio quelli di Battlefield 3 mi ha fatto alquanto cagare, era fin troppo realistica, e sinceramente se mi devo subire una storia realistica mi accontento della mia. Certo, non avrò una vita da soldato, ma almeno insomma non muoio, ecco. E comunque, a parte questo, comunque non mi ha attratto particolarmente. Invece quelli di Battlefield 4 sembra promettere bene, perché in ogni caso è più movimentata, già si vede. Poi magari saranno quelle due missioni che hanno presentato a essere movimentate, chi lo sa, ma comunque già anche quelle due missioni sono qualcosa in più. A parte questo, comunque la campagna che negli FPS ormai sembra non contare più molto, ma per me è il fattore principale, la cosa più figa del gioco. Comunque, poi c'è il multiplayer. Del multiplayer cosa dire? Anche questo molto simile a quello di Battlefield 3, ma con alcune migliorie. Armi, vabbè, quelle lì ce ne sono di nuove, via dicendo. Ma soprattutto la cosa che mi ha, diciamo, interessato particolarmente è quello di switchare da prima a terza persona. Ora, non ho capito se questa cosa sia possibile inquadrando un giocatore, oppure anche quando sei tu, ad esempio, non so, a certi giocatori non piace la prima persona e quindi se ne vanno in terza. Potrebbe anche essere, perché ci sono, conosco gente, ho sentito parlare di gente che preferisce più giocare in terza persona che in prima, e quindi non ho. Ma soprattutto comunque la cosa più fantastica sono i comandi. Ora non ho capito come funzionano i comandi, perché allora se la squadra, i giocatori non è che ti ascoltano, se tu impartisci l'ordine con la tua squadra, cioè sono giocatori, quindi alla fine sarà il giocatore che ti seguirà o meno. Se tu ad esempio un nabbo ti impartisce l'ordine di attaccare e tu lo esegui, mi sembra una cosa un po' non lo so. Secondo me è una cosa un po' azzardata, ecco, perché non serve a nulla. Poi vabbè, tu puoi ascoltarlo come non puoi non ascoltarlo l'ordine, come nella realtà d'altronde.
e quindi nulla. Ma ho notato anche che c'è la visuale libera, e la visuale libera in ogni caso è una cosa che favorisce Machinima, ma non solo, anche comunque la ripresa delle partite. Ad esempio c'è un nostro amico che entrando in partita fa da visuale e ci registra la partita per noi, perché ricordiamo comunque che nelle console next gen ci sarà anche un PDR integrato, e di conseguenza significa che vabbè, chiunque può registrare dei gameplay. Quindi in ogni caso prendiamo esempio Xbox One, un nostro amico ci registra la partita, e di conseguenza vabbè, ci registra la partita rimanendo con la visuale libera, e fa anche da spettatore, invece noi giochiamo tranquillamente, ed è una, davvero una cosa molto ma molto figa. Beh, altro non mi sembra di averlo visto, però vabbè, sulle sempre console di next gen, sulle console next gen è presente anche il vabbè, 64 contro 64, che vabbè, comunque ci saranno i server come su Battlefield 3 e di conseguenza non sarà più un problema. Però vabbè, nelle console di questa generazione che sta per finire penso sia 32 contro 32. Vabbè ragazzi, questi qui erano i miei pareri, ho fatto 10-2, mi ero entrato in partita già iniziata, mi pare quasi a metà, e niente, a voi cosa mi è sembrato questo Battlefield 4? Secondo me non è proprio, non mi ha attirato come Battlefield 3 quando è stato mostrato, però non è male. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a rilasciare un bel mi piace e ci sentiamo con un prossimo video. Ciao ciao!